Carino. Buon pomeriggio. Ciao Fabio. Buon pomeriggio. Carlo Reschi, eccolo qua ancora con noi. Claudia Andreatti. Buon pomeriggio. Claudia, bentornata anche a te. Con tutte le ragazze sono tremendo. Gli fo le foto zozze me le rivendo. Na 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 na. Bello nuovo, manca ancora una persona, anzi un grandissimo personaggio, direttamente da Sanremo, Luca Barbarossa. Direttamente da Sanremo si fa per dire, saresti dovuto tornare a piedi per arrivare adesso, invece no, insomma, sei già tornato. Me la sono presa comoda. Esatto, ma ti sei ripreso dalle fatiche? Dalle fatiche? Beh, fossero queste le fatiche, no, è stato divertente. La settimana di Sanremo è intensa perché ovviamente sai che ci sono tante cose da fare, certo. Interviste, radio, giornali e tutto. E poi c'è l'esibizione che non è da trascurare, insomma. Voi avete detto grande cantante, io dico che grande centravanti, ragazzi. Ecco, questo. Che grande centravanti. Però prima mi raccontava che ti hanno battuto. No, questo dimentichiamolo, è stato un caso. E invece torniamo a parlare di musica perché Luca ci ha fatto un grandissimo regalo perché ci ha portato in anteprima il video. Abbiamo girato il video proprio a Sanremo perché sai, abbiamo fatto di tutto in quella settimana, anche girato il video perché ovviamente poi Rachel ripartiva e quindi certo. Abbiamo pensato di fissare questo momento e allora vediamo in anteprima questo video con Rachel Del Rosario. E andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare, su, su, su nel sole, giù, giù fino in fondo al cuore. Allora, arrivare a Sanremo anche dopo 30 anni di carriera io credo che sia davvero un bel traguardo. Cioè, ogni volta che uno passa per Sanremo, no? Presumo. Però il tuo è un viaggio veramente lungo. Hai cominciato 30 anni fa. Quest'anno festeggi 30 anni di carriera? 30 anni, sì, perché ho debuttato all'Ariston nell'81. Avevo vinto Castrocano nell'80. Ho barato perché in realtà ho cominciato nell'80, quindi sarebbero 31. 31. Ma facciamo, dai, con rito abbreviato. Vabbè, 30 anni, sì. E quindi nell'80 vinco Castrocaro con il grandissimo Gianni Ravera, che non smetterò mai di ringraziare perché era un vero direttore artistico, era uno veramente. Io gli portai questa cassettina con Roma Spogliata registrata a casa di un amico, perché all'epoca un amico che aveva un microfono con un Revox era una cosa. Studio. Oggi si registra ovunque, no? In qualsiasi computer, telefonino e cose. All'epoca avere un amico con un microfono professionale era come una cosa impensabile. Portai questa cassettina registrata e lui mi telefonò dopo una quindicina di giorni cantandomi lui la canzone al telefono, perché Ravera era un cantante, un ex cantante, e mi cantò Roma fatata, questo è un grande successo, devi venire alla finale di Castrocaro e poi appunto al festival. E così è stato un grandissimo successo. E così è iniziato, sì. Non ero molto convinto, perché all'inizio la nazionale dei cantanti era un po' un'armata Brancaleone. Le avevo viste in televisione, avevano perso con la squadra femminile e all'inizio non avevo capito bene il senso dell'iniziativa. Gianni infatti fece bene ad insistere, perché andando poi a una partita nelle Marche, andammo, se non sbaglio era Civitanova Marche, al di là della partita che è comunque divertente, è una festa finale, certo. Ma poi di quante aspettative c'erano, di quanti ragazzi magari su una sedia a rotelle o con una malattia grave che aspettavano un'ambulanza, una terapia. Ed oggi bellissima famiglia, tre figli meravigliosi, sì. Carriera straordinaria. La domanda che in genere quando mi fanno io non so mai rispondere, per questo la faccio agli altri per vedere di trarre suggerimenti. Hai sogni nel cassetto? Guarda, c'ho la realtà. Allora non so, strana solo io, meno male. C'ho la realtà, ma non il cassetto, ce l'ho proprio. Sono circondato da una realtà che è un sogno, perché veramente. Arriviamo a 250 gol. Arriviamo a 250. Vedi, sempre là. E soprattutto arriviamoci in piedi. Grazie Luca, grazie di cuore, grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo per il tour. Grazie.
E adesso noi continuiamo a raccontare storie. Un'altra storia è la storia di un calciatore, di un grande campione che ha fatto una fine veramente assurda. Guardate il servizio. Questa è la gioielleria dove Re Cecconi con un amico e con il giocatore Ghedini sono entrati. Qui Re Cecconi, scherzando, ha detto: questa è una rapina. Luciano Re Cecconi, bandiera biancoceleste della Lazio di Tommaso Maestrelli, quella dello scudetto della stagione calcistica 73-74. La sua vita sembra che si svolga come in una favola, dagli inizi difficili alla gloria. Figlio di un muratore, comincia a lavorare come carrozziere e insieme a suo cugino inizia a giocare a calcio per hobby. Ben presto quell'hobby diventerà un lavoro, prima nella Pro Patria in Serie C, poi il passaggio al Foggia, voluto fortemente da Maestrelli, l'allenatore che lo porterà con sé a Roma, nella Lazio, dove arriverà nel 72. Lazio grande! In quel momento le soddisfazioni non mancano, anche perché il biondo Luciano fa breccia nel cuore della tifoseria laziale. La sera del 18 gennaio del 77 il suo destino si compie e tutto il resto è cronaca. Roma, 18 gennaio. Luciano Re Cecconi, calciatore della Lazio, entra in una gioielleria simulando una rapina. L'orefice Bruno Tabocchini non lo riconosce, spara e lo uccide. La vita di Luciano Re Cecconi si spezza, lasciando nella più totale disperazione una moglie giovanissima, Cesarina, e i suoi due figli, Stefano e Francesca. E i figli di Luciano Re Cecconi oggi sono qui. Ciao Francesca, ciao Stefano. Buonasera. Francesco, sono passati tanti anni, tu eri tanto piccola perché avevi solo 6 mesi, però vedere queste immagini, sentire questa storia, risentire questa storia ti fa sempre stare molto male. Anche perché io so che vostra madre è stata bravissima, perché ve l'ha sempre fatto vivere questo padre, come se voi l'aveste sempre avuto al vostro fianco nella vostra crescita, no? Quando papà se n'è andato tu avevi 6 mesi. 9 mesi. 9 mesi. E tu invece, Stefano? Io avevo 2 anni. 2 anni e mezzo. È una dimensione abbastanza diversa sicuramente. Cioè, diciamo che la grande differenza è che allora ancora, fino agli anni 70-80, si cominciava veramente a giocare a pallone, inseguendo il sogno di fare dello sport. Esatto. Oggi purtroppo, anche per lo stimolo dei genitori, già il bambino gioca a pallone pensando innanzitutto di poter arrivare a una professione remunerativa. Cioè, quindi la passione per lo sport passa in secondo piano. Al successo. Esatto. Insomma, sulla scomparsa di Luciano se ne sono dette veramente molte. Una cosa è certa, che è assurdo il modo in cui se n'è andato, no? Quel giorno papà entrò in questa... Premesso che io non ho mai cercato nessuno, non ho problemi con nessuno. La mia è solamente un'idea che però... non credo si discosti tanto dalla verità. Credo che quel giorno mio padre, nell'accompagnare appunto questo amico profumiere in gioielleria insieme a Pietro Ghedin, suo compagno di squadra, cioè. Incontrò una persona che già aveva avuto, ahimè, qualche problema. Non era una persona tranquilla, aveva già sparato, era una persona che effettivamente non era proprio il massimo della... Aveva avuto due rapine aveva avuto già due in rapine, negozio. Sì. Diciamo che accompagnando appunto questa persona, la mia idea è che questa persona, sentendosi proprio intimorita da queste due persone che non conosceva, in maniera preventiva tirò fuori la pistola, puntandola per primo a Ghedin. Mi è stato spiegato che, insomma, poi negli anni questo gioielliere aveva una pistola, io non me ne intendo di armi assolutamente, però è una pistola sensibilizzata. Queste pistole sensibilizzate, basta lo sfiorarsi del grilletto che il colpo parte. Io posso pensare che spostando la pistola verso mio padre sia partito accidentalmente un colpo che comunque ha ferito mortalmente mio padre. Anche perché erano gli anni di piombo, la gente era terrorizzata. Bravissimo, anche perché poi una cosa molto importante è facile parlare qui in un divano non è semplice, poi però bisogna sempre tornare indietro e guardare in che anni è successa. Certo, in quegli anni, la gente era terrorizzata. In quegli anni la criminalità organizzata si autofinanziava con le rapine, certo. Per cui l'opinione pubblica... Poi lui era già stato rapinato 2 volte. Bravissimo, era molto sensibile
a questo fatto. Chiaro. Sapevano che non era affatto uno stupido che di solito faceva queste cose. Chiaro, posso, cioè, bene o male, sai benissimo, qua all'interno di una Lazio molto particolare, perché quella Lazio è una Lazio particolare, veniva definito il saggio. Un saggio non entra in una gioielleria. Sì, io lavoravo già, quindi me lo... Io non mi ricordo anche la telefonata di quando arrivò questa che notizia. È andata in questa maniera, però vorrei far sorgere almeno il dubbio da parte delle persone. Certo, ti vuoi dire che non ha fatto lo scherzo? Assolutamente. Che lui non ha detto... Sono convinto, perché nel processo le uniche cose che sono uscite, certe, furono le ultime parole di mio padre a Ghedin, che furono appunto: fermati, non te ne andare. Queste sono le uniche cose certe che si sono sapute. Poi, per quanto riguarda, è stato ricamato nel fatto che papà entrò con la pistola, coperto, era il 18 gennaio e a Roma faceva comunque freddo. E comunque papà... Poi io ho letto che addirittura una sua caratteristica è quella di girare sempre con il bavero alzato, no? C'è un'abitudine, come un altro magari gira sempre col cappello. A volte io ho visto che non è assolutamente vittimismo, non è assolutamente polemica. In Italia, in tanti casi, paga sempre o la croce si butta addosso sempre alla persona che, guarda caso, non può più difendersi. Per cui, almeno un dubbio legittimo è un dubbio legittimo, perché, tra l'altro, si sapeva che altri giocatori della Lazio avevano fatto degli scherzi di questo genere. Certo. Allora è stato facile assimilare il caso di vostro padre agli altri scherzi, ed erano andati bene, perché comunque il negoziante, il gioielliere li aveva riconosciuti subito. Io, guarda, tra l'altro, quindi... era l'unico che non aveva porto d'armi, e alla fine è stato comunque ucciso un uomo disarmato. Girava la voce che i giocatori della Lazio, molti possedessero le armi, poi c'era anche il discorso del fatto che, lo sai, si consideravano alcuni schierati politicamente in un certo modo, per cui era facile È anche vero, però questo poi purtroppo è servito proprio per costruire poi anni tutta la... di creare un po'... Certo. Sono passati tanti anni, ma i tifosi della Lazio non hanno mai dimenticato tuo padre, vostro padre, non hanno mai dimenticato questo episodio. Me lo confermi, Carlo? Te lo confermo, perché lui era un trascinatore, era un mediano da corsa, carismatico, che quando la squadra era in difficoltà si faceva in quattro per scuotere l'ambiente, e quindi era una bandiera veramente della... Ti ringrazio. Ragazzi, grazie di essere stati con noi, e vi ringrazio soprattutto perché grazie a voi abbiamo potuto ricordare il grande Luciano Recepponi. Grazie.